Cari amici di Tesino TV, ciao a tutti! Ci troviamo oggi al centro della flora e della fauna di Castello Tesino. Questa sera il sindaco di Castello Tesino e il presidente dell'Associazione Cacciatori Trentini sottoscriveranno un accordo di collaborazione. Grazie al progetto Rudy, anche il centro della flora e della fauna alpina di Castello Tesino potrà ospitare delle visite guidate per i ragazzi delle scuole medie di tutta la provincia di Trento, guidate da appositi esperti formati dall'Associazione Cacciatori Trentini. Questi saranno dei momenti formativi e informativi che permetteranno ai ragazzi di avvicinarsi alla flora e alla fauna alpina delle nostre montagne. Buonasera, è con grande piacere che abbiamo qua il presidente dell'Associazione Cacciatori Trentina a visitare il centro della flora e della fauna. Noi stiamo preparando un progetto in collaborazione con l'Associazione Cacciatori, il progetto Rudy, perché questo centro è nato sulle basi di incontri fatti con le scuole in modo particolare. Possono visitarlo gruppi, possono venire cacciatori, comprende tantissime varietà. C'è una sala che è completa per il patrimonio ittico, una sala per i retti. Abbiamo una collezione di circa 3.000 pezzi di minerali, una collezione di fossili, farfalle e tutto quello che è la flora e la fauna selvatica. Un altro reparto che è abbastanza interessante è la grotta dove abbiamo un orso. Abbiamo fatto vedere il nostro centro qui al presidente che l'ha visitato, ho visto che con molto piacere è rimasto entusiasta e io lo ringrazio di essere venuto e per questa collaborazione, per queste iniziative come il progetto Rudy e tantissime altre iniziative che porteremo avanti assieme all'Associazione Cacciatori. Ringrazio il signor sindaco delle parole che sono state dette. Ringrazio anche tutti i presenti, gli assessori, ho visto che è presente qui del comune di Castello Tesino. Sono stato piacevolmente sorpreso non solo della bellezza, ma anche della completezza di questo centro, della fauna che va dalla fauna alla fauna ittica. Ho visto moltissimi minerali, tutta una serie di elementi che sono delle nostre montagne. È un centro abbastanza completo, io l'ho definito un piccolo museo. Credo che lo prendiate come un complimento. Come voi sapete, noi abbiamo questo progetto Rudy che è parecchi anni che lo portiamo avanti in tutte le scuole, dove appunto facciamo conoscere la fauna delle nostre zone. Ecco, questo sicuramente sarà il luogo adatto dove far incontrare i nostri figli, farli incontrare con la realtà delle nostre montagne, no? Qui dentro c'è di tutto, visto, quindi noi siamo contenti di sottofirmare questa collaborazione con voi per questi incontri, insomma, con le scolaresche, eccetera. Speriamo che con questo progetto porti qualcosa ai nostri figli, che imparino a conoscere non solo la fauna, ma i minerali anche delle nostre montagne, perché è una cosa che noi ci teniamo moltissimo. Forse non è così sentita, cioè questo problema non è così sentito nelle valli, nei paesi, ma sicuramente a Trento c'è questa mancanza di conoscenza della fauna, ma della flora, dei pesci, di tutto quello che hanno le nostre valli, le nostre montagne. Ecco, io vi ringrazio di nuovo e spero che questa collaborazione duri a lungo e chissà che magari forse qualche animale, ho visto che manchi, noi forse siamo in grado anche di potervelo fornire. Ecco, con piacere, sarebbe un piacere per noi immenso poter aumentare, insomma, il vostro bagaglio di animali. Benissimo. Che per carità è completissimo, è molto completo, quindi non ha bisogno, ma qualcosina forse noi possiamo portare. Grazie di nuovo a tutti. È una cosa importantissima quella che ha detto il Presidente, perché specialmente nelle città la conoscenza che hanno i ragazzi che frequentano scuole medie e scuole elementari è veramente bassa. Non riescono a distinguere ciò che li circonda costantemente, diciamo, la nostra natura, il nostro territorio, e quindi è importantissimo poterli portare a conoscenza. All'esterno abbiamo anche un parco di circa 10.000 metri dove potranno vedere tutte quante le piante, sorbi, carpini, maggiocionduli, le piante che ci sono sul nostro territorio. Io ringrazio ancora il Presidente per questa iniziativa, speriamo di collaborare a lungo e lo ringrazio infinitamente per le belle parole che ha speso nei nostri confronti e nel nostro centro. Grazie Presidente. Grazie.